Mancano a Salerno strutture per lo sport. Una carenza endemica sottolineata da decine di rappresentanti di diverse discipline chiamati a raccolta questa mattina da Salerno Attiva per fare il punto sull'impiantistica in città. Sullo sport, diciamo, ci deve essere un interesse comune nel realizzare delle impiantistiche a Salerno che ovviamente mancano, e per cercare di dare spazio allo sport ai giovani, che è un, diciamo, un elemento essenziale nel sociale ma anche per la sicurezza dei cittadini, perché avere i propri figli che fanno sport significa non solo far bene alla loro salute ma anche sottrarli da eventuali problematiche che si incontrano per strada. Sono circa 10.000 gli atleti che utilizzano le strutture pubbliche, una trentina di palestre scolastiche, 5 campi di calcio, 5 piscine ed altre realtà, ma potrebbero essere potenzialmente 30.000 i giovani, e non solo, che potrebbero dedicarsi allo sport. Non servono mega strutture per dare risposte in questo senso, sostiene Mauro Grandinetti. Gli impianti sono pochi, la base sportiva chiede con forza che si possano attuare delle strutture, delle palestre che possono contenere minimo 200-300 spettatori per arrivare massimo a 1.500 spettatori. Non abbiamo bisogno in questo momento del grande palazzetto dello sport, ma di piccoli impianti pure per fare delle piccole manifestazioni.